Oggi proviamo a dare una risposta alla domanda: da dove viene l'energia che entra nelle nostre case? Abbiamo produzione a più alto impatto ambientale come il carbone e abbiamo da altre parti invece produzioni a meno impatto ambientale come quelle da fonti rinnovabili, che sono sostanzialmente l'acqua, il sole ed il vento. Ma come posso vedere se effettivamente l'energia che consumo proviene da queste fonti rinnovabili? Il consumatore può leggere nell'offerta che gli viene proposta dal venditore se quell'energia è green. Invece il venditore deve ogni anno, per garantire questo servizio al consumatore, deve annullare dei certificati a garanzia che effettivamente quell'energia sia prodotta da fonti rinnovabili. Ma abbiamo la sicurezza che tutta l'energia che viene prodotta in Italia e che viene venduta sul mercato è da fonti rinnovabili? No, perché le fonti rinnovabili hanno un qualche cosa in meno rispetto ad oggi, rispetto alle fonti tradizionali, quella più impatto ambientale un po' più alto. Per esempio i giacimenti di carbone e anche l'idroelettrico hanno ci danno la garanzia che quando ci serve quell'energia c'è, mentre invece il sole e il vento non li abbiamo sempre durante la giornata oppure anche durante la stagione, cioè ce l'abbiamo in maniera altalenante oppure ce l'abbiamo soltanto in certi momenti della giornata. E quindi cosa faccio se mi serve l'energia la sera d'estate per far andare il condizionatore o piuttosto che per far andare la televisione o le luci? Si usano quelle fonti che ci danno la garanzia di poterci dare energia per tutto il giorno, quindi fonti più tradizionali, produzione da fonti più tradizionali. Quindi per questo dobbiamo fare molta attenzione al capire se effettivamente l'energia che ci viene venduta è 100% da fonti rinnovabili, perché come abbiamo visto non sempre è possibile.